Mi sento molte volte fare la domanda: che differenza c'è tra Web 1.0 e Web 2.0? Credo che fondamentalmente il Web 1.0, quello del secolo scorso, si riferiva solamente a chi siamo, cosa facciamo, quali sono i nostri prodotti, contattaci. Il Web 1.0, invece, è una cosa molto diversa. Il Web 1.0 va a circondare il cliente con una serie di attenzioni, contatti, informazioni condivise sulla rete e permettono allo stesso cliente di co-creare il prodotto. Quindi il processo è diverso, ben inteso. L'economia è una sola. Non esiste una net economy, esiste una economia, per cui il cliente che comunque ci seguiva nel Web 1.0 ci segue maggiormente nel Web 2.0, con però processi completamente diversi, dove oggi conta la brand reputation, la brand loyalty e soprattutto anche il negozio su strada. Può un'agenzia di viaggi oggi fare a meno di questo e vivere su strada normalmente con i suoi clienti? Assolutamente sì, lo può, se il suo approccio nei confronti di questo cliente è consulenziale, professionale, con un rapporto, diciamo, di quasi coccola, permettetemi questo termine, nei confronti di un cliente che ha riposto in questo agente la sua fiducia. Sicuramente sì, ovviamente si parla di small business. Nel Web 2.0 si privilegia anche la vendita self-service. Io non devo spiegare oggi che cos'è Charm, non devo spiegare oggi che cos'è Londra o Parigi. Il cliente queste informazioni le trova sulla rete. Quindi, se io ho la possibilità di vendere self-service con degli strumenti opportuni, facendo del mobile commerce, oggi Web 2.0 vuol dire mandare un'informazione a 2 miliardi e mezzo di cellulari. Non parliamo più di web, non parliamo più di internet, sono cose già da secolo scorso. Oggi parliamo di mobile, parliamo di un approccio diverso, parliamo di co-creazione del prodotto, parliamo di un'informazione diffusa, parliamo di prendete i primi 100 posti now con un messaggio che può arrivare via MMS, parliamo di profilatura, parliamo di conoscenza non solo del prodotto, ma conoscenza della persona che andiamo a contattare e andiamo a servire. Ben inteso, ripeto, il mondo del turismo fatto in maniera professionale sicuramente porta beneficio sia all'esercente sia al consumatore. Gli strumenti oggi che il consumatore utilizza, ahimè, vengono utilizzati poco dall'esercente che, a differenza di altri mercati, utilizza come strumento di vendita la stessa brochure. Questo non avviene in altri settori merceologici, solamente nel mondo del turismo il catalogo è lo stesso per l'esercente e lo stesso per il cliente, che molte volte va in edicola e acquista magari una rivista monografica. Ma oggi questo cliente comunque ha un cellulare, molte volte ha un blog, molte volte visita dei blog, molte volte riceve informazioni, molte volte è presente su Twitter. Quindi oggi, mentre io tanti anni fa dicevo I am what I web, oggi uno deve essere titolare di una sua web identity. Quindi il processo che in questo momento un esercente deve compiere è orientato su tutta una serie di attenzioni che il cliente deve ricevere e si attende da questo esercente. Questo, diciamo, è il processo che fisiologicamente porta dal Web 1.0 al Web 2.0 e che speriamo venga utilizzato nel migliore dei modi dai nostri professionisti e colleghi che leggono anche questo sito e vedono questo video.